Lio Design, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centro tavola, vasi, lampade, pezzi unici sapientemente creati dall'artista Liuva Maqueira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in Piazza Valmerina, via della Bardesca 5. Zanelli e Celeschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Puoi rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cerbara, in via Kant 1B. Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Prima vittoria esterna dell'Olimpia Tirus, che con il 2-1 del Polchi Laurenzi aggancia il Lama a quota 7 e non è più fanalino di coda in solitaria. Terza sconfitta invece per il Lama tra le mura, a questo punto non proprio amiche, ed una astinenza dai tre punti che dura dalla seconda giornata. Borgo, che deve fare a meno di Braccalenti squalificato e Bernicchi infortunato, schiera un 4-3-3 dove Lomarini, Ferri, Petricci e Volpi difendono la porta di Mariangioli, Lignani, Arcaleni e Carbonaro in mediana e nel tridente d'attacco Bartocini, Bartolucci e Bartolini, che però non incidono granché. Così al 16esimo è Lignani a invitare il trio, ma nessuno è puntuale all'appuntamento. Risposta Tirus al 20esimo con questa bella iniziativa di Siragusa, anche lui però non trova compagni. Ospiti che salgono di giri nel finale di frazione grazie al terzetto di centrocampo Agostini, Grassi, Mengoni, che sono cervello e polmoni del 4-2-3-1 di Marco Sugoni, dove 40 è regolarmente fra i pali, Siragusa, Federici, Giubilei e Mencarino davanti a lui, Niccolò Sugoni e Angeli sugli esterni e Mattia Sugoni a fare sportellate in avanti. Al 37esimo la difesa del Lama si fa trovare impreparata sul cambio di gioco e Niccolò Sugoni anticipa anche Agostini per realizzare il gol dell'1-0. La marcatura non scuote abbastanza i locali, che allo scoccare del 46esimo si ritrovano sotto di due gol per via della clamorosa indecisione di Mariangioli, che con la complicità di Ferri spiana la strada ad Agostini. Borgo quindi mantiene il modulo, ma con l'uscita di Bartolucci e Lomarini per Marinelli e Laurenzi porta Lignani al centro della difesa e Bartocini a fare il centravanti con effetti immediati. Terzo minuto e Siragusa tocca con il braccio, calcio di rigore concesso da Passagrilli, che proprio Bartocini realizza spiazzando 40. Il Lama resta comunque fragile e non passa neanche un minuto che l'inzuccata di Mattia Sugoni mette i brividi al pubblico di casa. Spettatori invece increduli al 18esimo per via della doppia parata di 40 che nega la rete prima a Bartolini poi a Bartoccini nel giro di pochi secondi. Dall'altra parte invece Mariangioli rischia di bissare l'errore della prima frazione respingendo sul viso di Mattia Sugoni, ma il rimpallo gli è favorevole. Estremo difensore che sembra invece esserci al 29esimo sulla diagonale del centravanti liberato da un buco di Lignani. Le squadre si allungano e dopo aver creato un'altra occasione a testa è il Lama ad avere quella più ghiotta nell'ultimo giro di lancette, ma il pallone finisce dritto tra le braccia di 40. L'espressione successiva di Lignani riassume perfettamente la situazione. Mister, cos'è mancato nel primo tempo e cos'è mancato nel secondo, perché sono sembrate due frazioni piuttosto diverse? Ma il primo tempo penso che abbiamo offerto una prestazione non da Lama, non da quello che merita questa società, perché obiettivamente mi ha messo a disposizione dei giocatori importanti, dei giocatori che oggi come oggi, probabilmente per colpa del sottoscritto, non fanno quello che dovrebbero fare. Il secondo tempo c'è stata una reazione d'orgoglio, però purtroppo tu non puoi regalare un tempo, due gol a una squadra che obiettivamente è venuta per fare la loro partita e per portare via punti. Mister, la prima vittoria stagionale esterna, tra l'altro vi consente quantomeno l'aggancio proprio al Lama.
Quali sono le sensazioni per questo tipo di partita? Cosa c'è stato di diverso rispetto alle precedenti? Ma diciamo che oggi ho rivisto un po' l'Olimpia, quella che conoscevo. Abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo e dopo il secondo abbiamo cercato un po' di gestirla, ma abbiamo preso subito il rigore e dopo magari è subentrata anche un po' di paura, no? Di non riuscire a portare a casa il risultato. Però sono contento per i ragazzi perché in queste settimane ci sono anche piovute addosso delle critiche anche abbastanza magari pesanti, no? Perché è giusto così, quando sei ultimo in classifica, il calcio è questo. E sono contento perché abbiamo fatto veramente una partita che ci ha ritirato su anche il morale, no? E la strada è questa, ma non dobbiamo perdere di vista la realtà dell'Olimpia, che resta sempre una realtà dell'Olimpia, e quindi quando tu vai a giocare contro squadre che hanno un'altra storia, fai fatica, cioè è inutile far finta di no, fai fatica, però oggi ho visto veramente una squadra che mi ha divertito, ecco.